Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Il mondo dello spettacolo non smette mai di sorprenderci, e il caso di Mirko Brunetti ne è la prova lampante. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico con la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, il giovane romagnolo sembra pronto a fare il grande salto nel salotto più famoso della televisione italiana, Uomini e Donne. Le voci si rincorrono, i fan speculano, e i social media brulicano di indiscrezioni. Ma cosa c'è di vero in tutto questo fermento? Secondo fonti vicine alla produzione, Mirko avrebbe già sostenuto un provino per il ruolo di tronista. Una mossa audace, considerando la sua recente rottura con Perla Vatiero. Ma la vera sorpresa riguarda la reazione della regina indiscussa del dating show, Maria De Filippi. Si dice che la conduttrice sia rimasta spiazzata dalla presenza di Brunetti ai casting, mostrando un certo scetticismo. D'altronde, chi meglio di lei conosce le dinamiche del cuore e le tempistiche necessarie per guarire da una delusione amorosa? Il dibattito si accende. Mirko è davvero pronto per una nuova avventura sentimentale sotto i riflettori? O forse è solo alla ricerca di ulteriore visibilità? La De Filippi, nota per la sua attenzione alla genuinità dei partecipanti, potrebbe vedere in questa mossa un rischio per l'autenticità del programma. Mentre attendiamo conferme ufficiali, una cosa è certa: il pubblico è diviso. C'è chi non vede l'ora di vedere Mirko dispensare rose, e chi invece ritiene che sia troppo presto per vederlo nuovamente in cerca dell'anima gemella in TV. In un'epoca in cui la linea tra realtà e finzione televisiva è sempre più sottile, ci troviamo a riflettere: quanto siamo disposti a credere nell'amore nato sotto le telecamere? E soprattutto, siamo pronti a dare una seconda opportunità a chi ha già vissuto le sue pene d'amore in diretta nazionale? Voi cosa ne pensate? Favorevoli o contrari al ruolo da tronista per Mirko Brunetti? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!